Quali sono le condizioni per accedere al reddito energetico? Lo scopriamo in questo video. Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. Nel secondo video di questa serie abbiamo visto i tre soggetti che devono interagire tra loro nel meccanismo del reddito energetico nazionale. Oggi ci concentriamo sulla figura del beneficiario e vediamo quali sono le condizioni che vi possono consentire di accedere al REN. Possono accedere al Fondo per il Reddito Energetico Nazionale le persone appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 o a 30.000 euro in caso di nuclei familiari con almeno 4 figli a carico. Questa è la condizione principale: se il vostro ISEE è sopra quei valori non potete accedere al REN. Il secondo scoglio sono le 4 condizioni relative all'immobile. Per usufruire del REN l'impianto deve essere realizzato su un'unità immobiliare accatastata nel gruppo A delle categorie catastali, tranne le categorie A1 abitazione signorile, A8 le ville, A9 castelli e palazzi storici e A10 uffici e studi privati. E fin qui tutto quadra, perché se sei in difficoltà economiche sarebbe meglio che il castello lo vendessi. 2. Deve essere l'immobile di residenza del nucleo familiare. Puoi mettere i pannelli sull'edificio o sulle pertinenze, quindi niente di nuovo. 4. Quello che stona un po' secondo me è che per il sito di installazione il soggetto beneficiario deve essere titolare di un valido diritto reale. Cosa c'è che non va? Mica andrai a montare i fotovoltaici su edifici di altri? Beh, certo, è giusto che venga verificato che il beneficiario abbia il diritto di montare fotovoltaico sull'immobile, però inserendo la dicitura un valido diritto reale, il legislatore ha escluso tutte le famiglie che vivono in affitto. Appurato che la locazione non è un diritto reale perché il suo oggetto non è un bene ma una prestazione del locatore, io personalmente trovo un po' un controsenso escludere a priori chi sta in affitto, perché, notizia flash per il governo, chi è in difficoltà economiche ultimamente non ha così tante possibilità di avere una casa di proprietà. Ma tant'è, insomma, questi sono i requisiti dell'immobile. Una cosa a cui stare attenti, che può essere scontata, ma gli errori banali sono quelli che bruciano di più: al momento della presentazione della richiesta di accesso al bando per il REN, la fornitura elettrica dell'abitazione di residenza dovrà essere naturalmente attiva e intestata al beneficiario o ad uno dei suoi familiari e priva di impianti di produzione di energia elettrica. Passiamo infine alle condizioni tecnico-burocratiche dell'impianto fotovoltaico, che dovrà essere di nuova costruzione, entrare in esercizio dopo la richiesta di accesso al REN, avere potenza nominale compresa tra 2 e 6 kW, avere potenza nominale non superiore alla potenza disponibile in prelievo al momento della richiesta, 5. Non essere una quota d'obbligo rinnovabile, quindi non posso usare il REN per rispettare l'obbligo di energia rinnovabile per le nuove costruzioni e ristrutturazioni, e 6. Non dimenticate che il realizzatore dovrà fornirvi l'impianto chiavi in mano con manutenzione, monitoraggio e assicurazione per 10 anni. Se riuscite a mettere in fila tutte queste condizioni, potete iniziare subito a cercare un realizzatore per poter fare richiesta di iscrizione al bando, che è già verso l'esaurimento dei primi fondi. Nel prossimo video parleremo proprio dei fondi stanziati e dei limiti di spesa. Nel frattempo, come al solito, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia utile. Vi ricordo ancora che la guida completa è già disponibile per gli abbonati al pacchetto aggiornamenti tecnici. Vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine e appuntamento al prossimo video. Un saluto da andreapiccinelli.net. Eccoci arrivati alla fine del video. Intanto grazie per essere arrivato fino a qui, spero ti sia piaciuto e ti sia stato utile. Ricordati di lasciarmi un like, un super grazie per dimostrarmelo. In ogni caso, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qua sotto, qual è per te il vero punto del discorso o come potrei essere utile nel fugare dubbi, perplessità e preoccupazioni. Se non sei ancora iscritto al canale, puoi farlo cliccando sul tasto iscriviti e sulla campanella per restare aggiornato su tutti i nuovi video. Sul tasto abbonati puoi vedere i pacchetti
iscritti, abbonamento che puoi attivare per sostenere il canale. In particolare per gli addetti ai lavori oggi c'è un nuovo abbonamento che ti dà accesso a video di approfondimento dedicati a tutte le novità burocratiche, tecniche e normative. Lo trovi nel pacchetto abbonamenti alla voce aggiornamenti tecnici. Per contattarmi per incarichi, consulenze e collaborazioni, in descrizione trovate tutti i miei canali social e i link al mio sito. Io come al solito ti ringrazio per essere parte della community del canale e ti do appuntamento al prossimo viaggio nel mondo del fotovoltaico. Un saluto da AndreaPiccinelli.net.